uscire in una sera sicuramente non consigliate, dal punto di vista del clima, sicuramente lodevole da parte vostra. E oggi comunque iniziamo un inizio bagnato, ma sarà senz'altro un inizio fortunato della nostra stagione di estiva, che proprio inizia con oggi. Iniziamo con degli appuntamenti importanti, una serie di appuntamenti importanti che avevamo l'anno scorso inaugurato, che era quello proprio ovviamente con la prima promozione di Forum Democratico della Pro, quello di andare a conoscere un po' più da vicino i nostri cittadini dell'anno, i nostri premiati, i nostri anche quest'anno, anche i nostri giovani talenti, che appunto abbiamo modo di vedere, alcuni hanno modo anche di conoscere in maniera più approfondita, altri hanno modo di vedere, di sentire la breve curriculum vitae che viene presentato la sera delle premiazioni, però questo è sicuramente un modo molto più diretto di dialogare con loro, di approfondire la loro conoscenza e quello che noi sempre speriamo, e anche di trarre in qualche maniera ispirazione da questi personaggi, sicuramente di rilievo, che quindi in qualche maniera devono essere dei modelli per tutta la nostra comunità. Quindi io ringrazio innanzitutto i cittadini onorari, i cittadini dell'anno che hanno dato la disponibilità per essere qua, in particolare Enrico, che sappiamo essere anche molto impegnato. Non è facile per lui individuare delle date, però per casa lui c'è sempre, anche questa volta c'è. E quindi poi ringrazio ovviamente la Pro e il Forum Democratico per la conduzione di queste serate. Io, prima di passare la parola agli organizzatori, voglio presentarvi Fabio Cristante, che è il nostro nuovo assessore alla cultura, e quindi poi vedrete molto più spesso lui di me nel corso delle prossime serate, dei prossimi eventi. Grazie, buona serata a tutti. Cittadino dell'anno. Noi stiamo richiamando i vari cittadini dell'anno che negli anni abbiamo premiato e come primo incontro, come ci eravamo promessi a gennaio, 9 gennaio, abbiamo chiamato il cittadino dell'anno, il Diploma Humanitas e Giovane Talento del 2016, premiato nel 2016, per questa prima serata. Il secondo incontro sarà il 5 luglio, dove saranno altri due cittadini dell'anno, che è precisamente Andrea Del Col, cittadino dell'anno 2007, e Luigi Piccoli, cittadino dell'anno 2011. Ecco, questa sera invece, come già diceva la sindaca, abbiamo il cittadino dell'anno Gasparotto, Enrico Gasparotto, che poi colloquierà insomma con il giornalista Antonio Simeoni. Poi avremo anche l'intervento del giovane talento, in questo caso è Federico Morello, che poi ci spiegherà la sua invenzione, e i volontari di Castelnuovo del Friuli che sono intervenuti durante il terremoto. Ecco, io ringrazio, vi do se vi auguro una buona serata e passo subito il microfono al Presidente. Grazie, buonasera a tutti. Niente, per partire subito sul botto, quali sono stati i premiati 2016? Lui diceva, io mi giro da del Foro Democratico e il sindaco, avevamo individuato nel gruppo dei volontari che 40 anni fa, l'anno scorso, ha contribuito a dare una grossa mano a queste mode del Friuli. E questa sera vogliamo solamente ricordarli, insomma, ricordarli come gruppo di volontari che in quel periodo si è prestato per una stagione intera a dare una mano per la ricostruzione. La parte successiva è quella del giovane talento. Il giovane talento è stato individuato in Federico Morello, che io invito qui, perché è un giovane che ha avuto la capacità e la voglia di mettersi a conquistarsi un suo spazio con delle idee innovative, con delle ricerche sulla tecnica, inventando e brevettando anche una cosa simpatica che non c'è qui sulla scala, che si esatto. Non è una cosa tua. Esatto.
il mio breve portafoglio, inventando e brevettando, ma non solo quello, ma anche quella di conseguenza un giovane che ha avuto la capacità di mettersi in gioco e di esplorare anche esperienze nuove quando non c'erano strumenti altri facili da confrontarsi. E siccome sono passati 6 mesi da quella volta, volevo semplicemente chiedergli a lui che cosa ti è sembrato dopo questo momento di visibilità che si assegna il tuo lavoro e che lezione mi hai tratto. Allora, buonasera a tutti. No, sì, sicuramente il premio che ho ricevuto a gennaio è stato di grandissimo orgoglio. E poi ho visto anche della gente che comunque mi sta vicina o comunque anche le persone che non mi conoscevano. Cercavano sempre poi di strapparmi una parola, di comunque capire quale fosse il mio progetto più nel dettaglio. Perciò diciamo ho trovato alla fine dei conti un po' più di unità, un po' più di interesse verso di me dopo questo premio. Quindi questa cosa qua comunque mi rende orgoglioso del progetto che sto portando avanti. Per chi non sa, il progetto che sto portando avanti si tratta di Ponte Modelli con Lucchetto. 6 mesi fa ho avviato i primi modelli, li ho messi sul mercato e adesso a breve dovrebbe uscire la seconda collezione di Portombrelli, che diciamo sono un riassunto di 6 mesi di ricerca e lavoro, insomma, per capire qual è stata e qual è la richiesta del mercato. E niente, tutto qua. Giustamente, prima di arrivare ad Enrico, intervistato da Simeoli, la necessità è quella che per un quadro più complesso dell'attività che abbiamo svolto. Ecco, di conseguenza, come diceva prima il sindaco, oggi iniziamo, il programma è in distribuzione nelle case, è online, nelle mail, nelle WhatsApp, è un po' dappertutto, perché come si sa, ormai le cose sono, viaggiano più velocemente che dalla carta sui social e sul web. Però volevo solamente chiedere al nuovo assessore se ci porta un saluto, solamente così, insomma, giusto per rompere il ghiaccio e per poter dire quando un po' ci sarò io. Prego. Buonasera, ben trovati a tutti. Un saluto soprattutto agli ospiti protagonisti di questa serata. La stagione inizia con un ricco programma di proposte. Credo sia bello questa sera cominciare proprio partendo dalle giovani energie sportive di Enrico e dell'innovazione di Federico. Ecco che credo ci saranno poi nel proseguo della stagione tantissime altre occasioni che saranno preziose per fare, come dire, il punto sulle attività di quest'estate a Casarsa. Un grazie alla Proloco, agli uffici, a tutte le associazioni che hanno partecipato all'organizzazione di questa stagione estiva, in particolare questa sera a Forum Democratico. E per me è un onore e un'occasione, no? Poter cogliere questa sfida di mettermi a disposizione della mia comunità in un settore, quello della cultura e quello del territorio, che mi piace e mi appassiona in maniera particolare. Quindi una buona serata a tutti, nonostante il tempo, un buon inizio d'estate. Grazie. Intanto chiediamo che le autorità si accomodano, Enrico vieni qui, e signori altrettanto. Volevo ricordarvi che domani sera facciamo, prego, attenzione al cavo. No, perché c'è, registriamo tutto, non siamo da costruire stasera, ma domani sera. Intanto che ora si accorgo, vorrei ricordarvi che domani sera faremo un'apertura straordinaria delle mostre di Elio Ciarrozzi. Abbiamo provato, sperimentiamo un'apertura nuova serale, infrasettimanale, di tutti gli eventi che sono all'interno del comune, e domani sera per chi vuole dalle 21 in poi, fino a 22:30, 23, sarà possibile visitare la mostra del giorno nella vecchia sede municipale nel 7 ottobre. Prego per hai già anticipato tutto per quanto riguarda lo streaming, comunque viene registrato e già da domani potrete vedere sul nostro sito forumdemocraticocasarsa.it la registrazione di questa serata. Tutto qua. A voi il microfono. Prego. A lui. Fate giocate in casa. Lui gioca in casa. Buonasera, grazie dell'invito, sono
contentissimo di essere qui a Casace, in questa bellissima sala, in questo bellissimo tempo, in questa bellissima città del Pino. La mia preoccupazione più grande non è quella di intervistare Enrico oggi, che è un amico, quindi è facile, ma che i miei due figli minori stiano zitti per consentirci questa intervista. Quindi scusate, ma allora, Enrico non è soltanto un corridore professionista che tutti conoscete, il vostro orgoglio, ma per me sono fiero, sia anche per me è anche un amico. Per cui oggi gli farò delle domande molto cattive, per cui lui mi ricorderà e riferiremo questa amicizia. C'è anche la diretta streaming che confermerà questa cosa, a parte gli scherzi. Iniziamo subito con una cosa credo carina che per queste persone potrebbe essere importante per rompere il ghiaccio. Oggi ho visto un tweet del tuo compagno di squadra Sonny Colbrelli, o ieri o oggi, che fa la foto alla valigia aperta e dice adesso chiudo la valigia e parto per il Tour de France. Racconta ai tuoi concittadini cosa un corridore del tuo calibro mette in quella valigia. Vediamo, facciamo l'inventario. Vabbè, anche per me è un piacere avere Antonio, perché tanto sa che da domani sarò a Monte Rivale per un mese intero, per cosa mi ha chiesto. Vabbè, la valigia che ho messo per il Giro d'Italia, per cosa che ho messo, sono state... pantaloni, tanti, non le scarpe. Quante paio di scarpe? Un paio di scarpe, però sono per voler dimenticarle. Uno solo? Sì, perché le altre erano già pronte nel bus, quelle di riserva. E poi ho cercato di portare, siccome avevamo delle maglie edizione limitata per il Giro d'Italia, quindi eravamo comunque consapevoli che avremmo ricevuto delle maglie completamente nuove, abbiamo scelto a casa delle maglie corte, però siccome non ti puoi mai fidare i fornitori, quindi un po' di male le portate, poi un grande giro stai lontano da casa 3 settimane, devi immaginare tutte le situazioni meteo possibili, no? Quindi freddo, vento, pioggia, berretto di lana, maglia intima pesante, calzamaglia, pantaloni d'acqua, guanti in neoprene, guanti per la pioggia, per il vento, alla fine non ho mai bevuto il Giro d'Italia, e alla fine al Giro d'Italia ho utilizzato veramente solo un completino, basta, o due completini, perché è sempre stato solo. E poi fondamentalmente ognuno di noi ha una cosa di scaramantico che porta sempre con sé. E io mi sono portato la mia fede che a gennaio c'era, però poi sono caduto ad Amsterdam e ho rotto la barbelletta del tenere nel dito, quindi me l'hanno tagliata in ospedale, è ancora tagliata, però è sempre con me, anche se tagliata. E basta, non ho portato le cose speciali. Ho sempre comprato un pigiama nuovo, quello sì. Prima di un grande giro sono sempre comprato un pigiama nuovo, quindi questo è stato fatto anche quest'anno per la giurità. Questa è l'unica cosa un po' scaramantica che faccio prima di un grande giro. Poi erano 2 anni che non partecipavo al grande giro, quindi per me era di provare la vecchia emozione, insomma. Senti, cosa può un atleta a partire, salutare a casa, a partire e sapere che per 3 settimane avrà tutti gli occhi dei tifosi, tutti gli occhi di qua sono i tuoi genitori, tutti gli occhi di una città come cittadina, come Casarsa, cioè. Si sente il peso della responsabilità, un corridore come te che ormai è esperto. Ma quest'anno è stato particolare, perché alla fine sono in squadra con Nibali, che andava a giro per vincere, era una squadra completamente nuova, nata attorno a lui. Quindi fondamentalmente ho cercato di dimenticare tutto il resto, anche se per diverse cose era impossibile dimenticare sia quello che era accaduto poco prima che quello che è stato comunicato durante il giro. Comunque cerchi di concentrarti al 100% sull'obiettivo finale, che è quello di vincere, e cerchi di concentrarti al 100% cercando di prevedere tutte le situazioni di corsa possibile per salvaguardare il tuo capitano. E quindi alla fine scorrono via 3 settimane, anche se impegnative, difficili. Ho avuto la fortuna di avere un tempo ottimo, veramente ottima, però scorre via molto veloce e 3 settimane quasi volano in realtà.
attività, anche se il fisico non ha attenzione di male, dice andiamo a casa perché si è rotto la scatola di fare fatica, però in realtà si è talmente concentrato sull'obiettivo che non è neanche quasi tempo per chiamare, non è neanche quasi tempo, alla fine c'è la partenza del Giro d'Italia a Pordenone, per l'amor di Dio è stato bellissimo, era benissimo di gente, ho conosciuto tanta gente che conoscevo, però era talmente l'ultima tappa importante per Vivoli, c'era il principe del Bahrein, che era la prima volta che veniva ad assistere una corsa nostra, e quindi mille aneddoti attorno alla presenza del principe Pordenone, droni che volavano, un grande ricordo mimetizzato, un casino atomico. E quello ha creato comunque talmente tanto stress che alla fine Antoni, che è venuto a salutarmi, si sentì, perché alla fine ormai ero solo abituato ai genitori, però magari la gente che veniva lì per darmi un saluto, sono consapevole che non è che sono stato troppo di compagnia quel giorno. Però questo è il significato di correre un grande giro per un gran capitano come Vivoli che poteva vincere, che poteva il terzo. Però emotivamente è molto meglio così, perché davvero una settimana sono impegnative e se non hai un obiettivo talmente grande, gli ultimi giorni pesano tanto, sia fisicamente che mentalmente, che è tutto. Allora, fate gli la domanda più impegnativa della serata, perché sei di fronte al sindaco. Però voglio raccontare due aneddoti. Il primo, io ho avuto la fortuna, ho avuto la fortuna di seguire il mio terzo Giro d'Italia per lavoro. Quest'anno il mio primo Giro d'Italia, sapendo che c'era lui in gruppo. La roba più bella è l'ingresso al Palasport di Reggio Emilia. Vedevo due signori che questionavano con l'organizzazione chi erano i suoi genitori che cercavano il pass per poter entrare a vedere la cosa. E lì è stato un spicchio di Friuli, no? E poi la questione, la raccontiamo la questione dello scualetto perso. Per dire cosa vuol dire correre, lui è uno che ha vinto, lo sapete meglio di me, il campionato italiano ormai 12 anni fa. Sembra passato un secolo. Si correva ancora con le cinghiette, no? Scherzo, però quasi. Ho iniziato però con le cinghiette. Dopo ci arriviamo. Ho compagni di squadra che erano appena nati, che sono miei compagni ora. Esatto. Ha vinto due Amstel, insomma, sapete già tutto. Però, come voglio dire, al servizio di un capitano può vincere il giro, vuol dire anche che tu vai lì a salutare la cronometro di Montalcino, il suo massaggiatore gli toglie il body, si rompe la catenina, il braccialetto che aveva con il simbolo dello squaletto regalato da Vivoli, e io e il mio collega distesi per terra sulla spalla a cercargli lo squaletto, perché sennò Vivoli andava piano la cronometro. Troviamo lo squaletto, glielo ridiamo, Vivoli va fuori dalla cronometro e poi non vince il Giro d'Italia perché non l'ha vinto. Perché purtroppo due sono stati più forti di lui, Mulenz è stato più forte di lui. Secondo me Nibri ha commesso qualche piccolo errore, però è facile dirlo forse di poi, è facile analizzare i vari momenti in terza persona con tutta tranquillità. Per vincere bisogna avere anche un po' di culo. E alla fine Vincenzo nei momenti clou gli è mancato sempre quel qualcosa che potesse proprio esplodere, no? Se tu che un po' di ciclismo hai mai masticato e guardi la 40 che vince Aro, comunque il Moulin prima di volare ha fatto un sacco di chilometri molto vicino, no? Ad Aro, no? E se tu provi a tornare indietro il Giro d'Italia, la tappa di Asiago, se solo 10 km in più di Salerno. Ho anche la tappa che si arrivava a Biancavallo, per esempio, Kruiswijk, olandese, un'altra squadra. Gli dà una mano alla Madonna, ce l'ho dopo un parte. Sì. Qual è il motivo di dargli una mano se stai Germania? No? Però sono alleanze di cose che possono accadere, quindi non è che gli contesta Kruiswijk. Però dico, è una casualità, perché se invece di star male il giorno prima, Kruiswijk non dà una mano
Dumoulin, magari si può preparare la cittadina del libro che ha vinto. Stessa cosa da Asiago. Bobby Jungles ha la maglia bianca già assicurata perché ieri è con lui. E Nibali, come lo chiami tu? Jungles, Bobby Jungles. Si dice così? No, non so. Però eravamo un matrimonio di fusione insieme, quindi è chiamato così, io ero di una seconda parte. Per me è Bobby Jungles. E sarebbe Jungles, se lo dicono, ma se si chiama Jungles, vabbè, così. Ah, sì, sì, fa più americano, dai. Vabbè, comunque lui... Alla fine non aveva motivo di aiutare Dumoulin il maggiore, no? Bastava la stessa volta, la maglia bianca ce l'aveva, la sua posizione di classifica era sicura, non gli dava una mano, Dumoulin è la cosa più di stato, no? E poi ha vinto il giro per veramente poco. Queste sono situazioni di corsa che hanno permesso di vincere una vuelta, sono situazioni di corsa che hanno fatto sì che Nibali perdesse il giro, Moulin è un giovane emergente, Nibali ormai è un trentenne anche lui, quindi è normale che le nuove generazioni cerchino di aiutare le nuove leve e che il mondo anglosassone si aiuti tra di loro rispetto al mondo latino queste alleanze trasversali sono sempre esistite nel ciclismo e sono state anche quest'anno, però io credo che alla fine Vincenzo potrà davvero vincerlo, che lo Spalletto è stato importante ritrovarlo, perché comunque quello era un regalo di Nibali e da quel giorno lì comunque non più indossato per la città. Si è rotto quel giorno lì, però... La fede deve giustarla, il giorno c'è. Esatto, la vita del corridore non è facile. Vedi, le parti erotiche, cicatrici, e niente, quindi mi hanno detto come lo aggiusteranno, mi hanno promesso come lo manderanno. Quindi, sindaco concentrato, allora, tutti i corridori forti, per motivi di allenamento, dicono perché c'è più caldo, vado a mettere a Montegrano, ultimamente vado a Lugano, in realtà perché pagano meno tasse, ma lui è giustificato perché l'ha trovato l'amore. Da anni abita a Lugano, quindi nessuno gli può dire che è una specie di delusore fiscale. Però io ogni volta che ci parlo si finisce di parlare del Friuli e noto che è più friulano uno di Lugano che un friulano che abita a Casarsa, ma davvero. Allora, siccome tu sei qua davanti al sindaco, la madre dice di no, per me invece sì, perché vorrebbe averlo più a casa. E siamo in una città nota, sappiamo tutti perché, dal punto di vista anche culturale, eccetera. Ma perché tu ti senti friulano anche se abiti a Lugano? Fai una dichiarazione d'amore a Casarsa, sei anche in diretta streaming. È la tua sindaco, insomma, mia casa di tutti i giorni. Sono fiero perché alla fine, quando vivi lontano è chiaro che ti mancano di che accorgi di più di quello che è, che magari molto indietro la quotidianità, no? Quindi non ti accorgi di quanto bene stato in Friuli paragonato al resto dell'Italia. Se la vedi da fuori e se la vedi da lontano, è normale che ti manchi casa tua è sempre casa tua. E per me sarà sempre così, a Friuli ci tengo, a Casarsa ci tengo, ma ci tengo davvero tanto. E quindi a me alla fine dispiace che questa vita così frenetica mi porti sempre meno a casa. L'ultima volta sono venuto per 24 ore alla prevenzione cittadina dell'anno, sennò per un po' più di 24 ore a Natale, ma alla fine quelli erano i giorni. Forse adesso quasi una settimana faccio e già è il risultato. Tony, per farmi uno contento, per farmi vedere la sua felicità di avermi a casa, invia saluto d'acquisto che è nota come via un po' come abbiamo accolto tutti, insomma, ha deciso di alzare l'asta della partita del Friuli al Parafinale, quindi casa Gasperotti, invia saluto d'acquisto 8 si nota all'entrata di via saluto d'acquisto sia da un lato che dall'altro, ma dal lato più lontano, perché l'unica bandiera, cioè l'unica bandiera del Friuli salta è quella di casa di Tony, quando ci sono i cancelli, quindi posso venire dentro cani e porci, va bene tutto.
tutto, viene accettato anche il ladro, quindi è bravo. Alla fine, no, vi dico, sinceramente ho vissuto a Carnaro, in provincia di Varese, in provincia di Como, e la differenza con casa mia io l'ho noto ed è evidente, quindi si sta molto meglio qua, secondo me, si vive molto meglio in Friuli. Ho trovato in Ticino delle similitudini, tu continui a dire che andiamo in Svizzera per pagare meno tasse, in realtà io sono fiscalmente a Svizzera, quindi non ho più nessun tipo di agevolazione, avendo sposato mia moglie in Svizzera, quindi anche se fossi milionario mi sarebbero come uno svizzero, non avrei le agevolazioni che ha dito di certo. Però è molto simile a Friuli anche in Ticino, pieno di friulani anche in Ticino. Poi avete, perché adesso poi se no ci prendo, perché se me lo vedono anche in diretta, poi si ironizzano su. Perpetua che se non lo si sente, io credo, sintetizzo, molti ciclisti più forti del mondo abitano a Lugano, credo per due motivi, no, c'è una questione fiscale, ma secondo me due sono le questioni importanti, ormai ci sono io, c'è il Gasparotto, quindi si può allenare proprio qui, il ciclismo è mondializzato, per cui occorre un posto dove sei al centro del mondo, hai degli aeroporti vicini dove muoversi tranquillamente, è un posto dove ti puoi allenare con salite lunghe, un clima mite, e dove insomma ti sembra di governare un po' la tua carriera, giusto? Cioè, alla fine è un insieme di quelle domande, un insieme di queste cose, siamo in Svizzera ma si parla italiano, quindi alla fine hai la situazione fiscale, però parli italiano, però hai un clima mite, però hai salite lunghe, però ci sono io e quindi Nibali, Pozzo Vivo, Pinsi, Aro, viviamo tutti lì e siamo tutti amici. Ecco, ho fatto sentire a mia mamma un bellissimo messaggio vocale che mi ha lasciato Fabio nella nostra chat di gruppo. E siamo alla fine, era chiaro che nei momenti clou della stagione c'è qualcuno magari che sente di più la pressione e quindi in quei momenti cerca di isolarsi dal gruppetto nostro, però nei momenti in cui siamo un po' più distesi e rilassati, tutti cerchiamo di uscire tutti assieme. È difficile anche per noi trovarci tutti assieme, abbiamo bisogno di 4 o 5, però abbiamo programmi completamente diversi, uno in paesi arabi, l'altro in Spagna, l'altro in Italia, ci troviamo davvero raramente tutti assieme, ci siamo trovati a cambiare italiano dopo tanto tanto tempo e mancava un motivo. Ma come, cioè, siccome immagino tu, il tuo lavoro è quando sei a casa, come organizzate? Cioè, vi chiamate, avete una chat, oggi usciamo insieme, come fate? E poi raccontaci qualche aneddoto, magari siete in salita, incontrate, non so, vedete da lontano Contador, raggiungete, fate due chiacchiere, hanno un abito qui, raccontaci. Contador è tornato in Spagna, abbiamo una chat tra di noi per gli italiani, che viviamo lì, e io sono più vecchio. Un Pozzo Vivo alla mia età, ero arrivato da poco tempo in Svizzera e quindi ho cercato di raggrupparli tutti insieme, anche se non è facile perché comunque sono dei. Aro e Nibali sono due corridori di spicco in Italia, sono due corridori più importanti in Italia e quindi hanno il loro carattere forte, non sempre facile metterli insieme, comunque entrambi hanno questa sindrome da campione di voler primeggiare sempre comunque tutti i mesi dell'anno, e quindi a volte anche quasi meglio di tardi, perché se no poi diventa ogni volta una guerra, io muoio perché devo stare dietro loro si divertono, però io mi fatica, io ho bisogno dei miei tempi di crescita. Però alla fine dell'anno scorso, ottobre, abbiamo fatto un bel pranzo tutti assieme, in bici, cioè alla fine dei momenti in cui, come ho detto prima, non c'è tensione, non ci sono gli appuntamenti, siamo molto più rilassati, riusciamo a goderci delle giornate insieme, abbiamo pianificato di anche andare con mountain bike durante l'inverno per poter divertirci un po' anche in bici. Tu hai detto bene, no? Io il mio lavoro è andare in bici, però il mio lavoro consiste anche a dormire le 11, di mangiare anche di riso, di non mangiare frittura, di non mangiare carne di maiale. Comunque io lavoro, per me questa settimana sono in ferie, però per il resto dell'anno lavoro, cioè il ciclista obbliga a una vita di 24 ore, sono 24 sull'obiettivo, alla fine non è che
che ti puoi prendere troppe distrazioni anche quando sei a casa comunque. Cioè, anche la settimana prima dell'italiano, che era un momento della mia stagione in cui mentalmente era difficile fare ancora la vita dell'atleta dopo tanti mesi, ho detto proprio a mia moglie, ho detto guarda, questa settimana è meglio che io sto a casa, dico i miei amici non ci sono, non voglio riuscire, perché se solo i miei amici mi danno là, li porto tutta la mano, ancora per terra, poi a finire che magari qualche dire che troppo la bella, non va bene perché sta in italiano. Quindi vuol dire io vivere 24 per il ciclismo, ma anche obbligare mia moglie a stare alle mie tempistiche, e non è facile trovare qualcuno che si adatti sempre. Anche si adatti sempre. Soprattutto quest'anno che non avrei dovuto fare il giro, non avrei dovuto fare il tour di Svizzera, non avrei dovuto neanche fare il campionato italiano. Mentalmente non deve essere facile, tu prepari le classiche a modo tuo, cioè vai in altura, fai la vita monacale, diciamo così, fino alle classiche, la tua settimana finisce che nella prima corsa cadi, tieni duro, riesci a fare, non come avresti voluto, muore Scarponi che comunque era amico per tutti, un tuo ex compagno di squadra, ti chiamano a giro e lì credo che ci sia un contrasto di sentimenti, ti senti probabilmente un po' scarico mentalmente, ma poi ti devi ricaricare subito perché il giro non è una cosa da poco, anzi, eri orgoglioso di farlo. Poi, e non solo, quando una volta che ha perso lo squaletto mi dice mi fanno fare anche il giro di Svizzera, cioè per lui un dramma è stato quello di fare il giro di Svizzera. Perché immaginate uno che deve fare il Giro d'Italia, arriva che non avrebbe dovuto correre, gli dicono anche di andare a fare il Giro di Svizzera e poi arriva fuori la norma di Cassani che se vuoi andare in nazionale devi per forza fare il campionato italiano. Per cui te, quando è che torni a correre la prossima volta? Ma alla fine quello è il problema, no? Io preferivo staccare il prima possibile, certo. Perché avevo tempo di recuperare con calma, divertirmi, gioire, vivere in Friuli. Invece vai in Altura già per 10 giorni. Invece sì, rientro le corse a fine luglio alla San Sebastiano. Però per fortuna qualche amico si può andare volta perché un'altra parte anche la volta. E quindi andrai in natura con un gruppo di Libra o per fare la Vuelta o no? Perché ti farà fare anche la Vuelta. Ecco. Se vuoi fare il mondiale devi fare anche la Vuelta, se no come fai? Mi hanno chiesto di fare il mondiale, di no, mi hanno messo riserva la Vuelta, però. Ah, ti hanno chiesto di fare tu? Sì, però, cioè, però spero di non fare la Vuelta perché ho due matrimoni. Alla seconda metà di agosto, quindi sono anche testimone di notte, quindi non posso fare una richiesta di dice pardono, l'Italia non sono così. Il mondiale è Cassani che prende le decisioni, io gli ho già chiesto, io gli ho già detto che voglio farlo, gli ho già detto che secondo me potrebbe tornare utile, però se il mio feeling con il mondiale è stato. Sì, però la trama. Aspettando che si porta Svizzera, ecco, no, non fai queste cose, queste sono cavolate, che dopo ti tolgono anche la cittadinanza onoraria. La romana. Ma te la tolgono. Ascolta, Cassani, la trama quando vinse l'Amstel Race, chiamai Cassani e mi disse: sai dove sono adesso? Sono in Norvegia, perché sono qua a vedere il percorso del Mondiale 2017. E c'è una bella salita che assomiglia molto al Camber, così mi disse, adesso non so se sia vero, che Cassani è sempre buono con i suoi corridori, però insomma penso che possa essere una buona scelta. Torniamo al video però, le marche che ha fregato, hai visto come l'ha fatto? L'etichetta, il suo vino, e te sei nella città del vino e ne hai fatto una roba del genere, come facciamo a rimanere? Ma io non ho ancora un rapporto con gli alcolici, quindi adesso ancora tanti parenti, vita, quindi dobbiamo rispettare comunque il contratto che abbiamo in atto. Lei ha avuto una bella idea, un'idea che va sviluppata, molto bene, mi è piaciuto non esserci. Se avessi rispettato i programmi iniziali di inizio anno, normalmente ci sarei stato, che è una buona. Però ero il Tour de Suisse e ne abbiamo parlato anche all'italiano, con Damon, che è andato tutto bene, è stato contento e penso che abbia avuto una bella idea, quindi anche lui è un bello spot per la regione Friuli,
adesso tra il Tour de France sicuramente farò vedere il suo talento. Parliamo di bandiera friulana, a proposito di Draghi. Una volta mi mandò, tre anni fa quando fece quel gran Tour de France, mi mandò una foto, forse me la mandò l'anno prima, e sull'Alpe d'Huez avevano fatto una foto, gli avevano mandato una foto di lui che passava, quando doveva con la maglia della Kendall, dietro una bandiera friulana. Tu nella tua carriera, un episodio di un incontro di un friulano una cosa che ti ha commosso, secondo me, all'estero, soprattutto dalle tue parti, virgolette, le tue sono quelle Olanda, Belgio, eccetera, che dove ci sono molti friulani, qualcosa del genere vuoi raccontare, un po' ma in realtà anch'io alla Pedoezza sono sempre un po' perché forse anche tu, perché poi si intersecano. Era il tour del 2013, esatto. Però, e non è per sviolinare il comune di Casazza, però in realtà è il ricordo più bello che ho. In dei grandi giri, perché alla fine il grande giro, come il giro in Italia, la tour, sono un sacrificio in assoluto, dove devi andare oltre a quello che il tuo fisico può dare, è uno sforzo mentale incredibile. E il giro in Italia del 2007, quando passammo per Casazza, quell'anno lì era un bagno, il maglio rosa del Rio di Lucca. Comunque io ho visto una Casazza adobbata con le mie foto, le mie fotografie, su tutti i pali della luce, cioè è qualcosa che me le do ora. Hai fatto anche la sosta parenti? Sì, cioè, l'avevo riguardato come i bottoni in catalogo. Racconta quella sosta parenti. Articoli tuoi, pensi quanti articoli tuoi a casa. Butti via. Ma sì, dovresti venire a alla fine oggi li ho riguardati, sì. E davvero quello è il momento più... Ma racconta la sensazione, la tanta partita utile. Sì, però arrivi da, era l'ultima settimana. Esatto, avevate il giro in tasca perché mancava l'ultimo tappo. Ma al di là di quello, alla fine, a di quello non te ne frega fondamentalmente niente. Quando vivi emozioni tue che riguardano la tua vita privata, alla fine non è che ti interessa di Nibali o che ti interessa di Luca, no? Perché la tua vita è un po' più importante, no? Rispetto a quella. Quindi tu superi il ponte sul tagliamento quel giorno lì e sale tutto, ti sale dalla linea perché sai che arrivi in un paese dove i tuoi genitori comunque ti hanno detto che ti hanno fatto un'accoglienza incredibile, però... Ma hai staccato il gruppo? Come funziona? Sì, eravamo regolari e io ho anticipato, però poi mi sono fermato talmente tanto che sono rientrato probabilmente a... Ne ha servito per prendere un operaio. Ma chiedi il permesso? Come funziona? Da chi vai? Lì si è stati fortunati perché noi eravamo una maglia di leader, quindi decidevamo noi, ho detto, adesso io pensavo del ciclismo del 2000. E anche quella si può più fare. No, è possibile. Il ciclismo attuale non prevede più soste parenti, se ti fermi una sosta parenti probabilmente arrivi fuori tempo massimo. No, ma se puoi raccontarci, perché penso che sia anche divertente, racconta mamma Luigina la visita parenti. Hai contato tutto? Hai capito bene? No, non è tempo di... Cosa ti... Di cazzare. Siamo alla fine c'è talmente troppa confusione poi che non talmente ti ricordi a posteriori quello che hai detto tu, l'avvicinamento, no? Sai che passa il ponte, sai la strada, sai che stai arrivando e poi il fatto di io mi fermo, il gruppo va, poi ho tutto il tempo per, cioè devo rientrare in gruppo e passano per San Giovanni, qualche via. E c'erano ancora tutte le mie foto, le mie gigantografie attaccate qua nella luce. Questa cosa qua per me è come emozione imbattibile. Cioè, questa è un'emozione, vincere la prima Amsterdam è un'altra, vincere la seconda Amsterdam è un'altra completamente diversa, vincere il campionato è un'altra completamente diversa. Non sono paragonabile, non posso dire quella è meglio di o quella è peggio di, perché sicuramente la seconda Amsterdam ha un significato in un certa direzione, la prima in un'altra, e passare per Casazza nel 2007 è quello che come emozione che ho provato mi ricordo di più di tutto. Poi siamo passati anche nel 2009, siamo stati anche... Che siete passati per... Nel 2010 mi sono ritirato io e non sono passato. Siamo passati altri anni, ma come il 2007 non c'è niente. Per me è uno dei momenti più belli e... ricordi che comunque porterò alla fine, se vogliamo,
parliamo anche della mia comunità, perché vuol dire che sì, ai tempi avevo ancora 40, non ero ancora scappato, però sono cose che rimangono, comunque rimangono sempre. Ecco, Enrico. Cosa significa vincere un giro con Di Luca nel 2007 e poi vedere che quello va all'inferno e voi rimanete lì a giustificare, cioè a capo espiatorio delle malefatte di questo o di quel corridore? Cioè tu sei uno che corre da, intendeci, da 15 anni e hai vissuto l'epoca della nuova eco che dilagava nel gruppo, hai vissuto l'epoca, si dice, del ciclismo pulito, il ciclismo globalizzato che adesso c'è, e mi pare di capire che allora, se ti piace questo ciclismo globalizzato, però sei anche un po' nostalgico del vecchio ciclismo, cioè un po' meno, un po' moderno. Come si fa a attraversare queste... Sembra veramente passato un secolo, sono passati solo 15 anni. Ma 15 anni sono anche abbastanza alla fine a livello sportivo, perché comunque in generale non solo il ciclismo, ma tutti gli sport in 15 anni hanno avuto un'evoluzione incredibile. È un'evoluzione incredibile perché il mondo va avanti e il mondo progredisce, no? Quindi anche lo sport si rivela sempre più in alto. Tutto questo ti rispondo con una domanda, no? Tu hai fatto il Giro d'Italia due volte o tre, no? Tre volte. Sei stato lì da casa per 3 settimane. Tu sei sicuro che, cioè tua moglie, che era a casa, che era lontana da te, era sicura che tu non la tradissi? Quando torna glielo chiediamo, suppongo che sì, però la fiducia, no? Certo, no, fiducia tua, però mentalmente, però io ti ho fatto un'altra domanda. Appunto, mentalmente, tu dai fiducia a tua moglie. Sì, quindi tu ovviamente non prendiamo la tua moglie. Tu dai fiducia di Luca, per te Luca era immacolato quel giro, gli avete dato l'anima, avete sputato sangue. Mi ricordo una tua foto sullo Zoncolan stravolto che sei arrivato, insomma, tiravate, ricordo la settimana. È risultata positiva al giro del 2007? No. Quindi, alla fine, io ti dico, io ho dato l'anima di Luca come persona, è stata una persona più brillante in assoluto, il capitano più brillante che ho avuto in tutta la mia carriera, e anche libero di volerlo, no? Perché nel giorno di Milano, lui alla sera di Milano, a ciascuno di noi aveva già regalato, aveva fatto un regalo. E chiaro, a posteriori tu dici, sì, Danilo non è che ha fatto una gran bella cosa, perché poi rientro, non rientro, a doppia possibilità. Però alla fine io in 15 anni ho pensato a me, alla mia etica, e vado avanti a me, che vi rispondo alla tua domanda, come fai ad aver corso per 15 anni in questo mondo, no? Comunque aver visto tante cose, certo, ne ho viste tante, e sono contento di essere andato avanti con la mia etica. A volte molti mi contestano, giornalisti, mi contestano il fatto che in 15 anni probabilmente si aspettavano che io vincessi molto di più. Perché mi hanno detto, tu da mio professionista comunque hai vinto il campionato italiano e hai vinto una tappa al Catalogna con una gara con tu. Quindi se il tuo biglietto da visita era questo, noi ci aspettavamo che tu facessi bene il vittoria dell'anno. Io sono contento di quello che ho fatto per mia carriera professionista, perché ho mantenuto la mia etica, ho seguito la mia etica e grazie alla mia etica ho provato a infangarmi in diverso tempo, compreso te, ai tempi, perché tu ci hai spiegato che deve fare giornalismo. Io mi sono giustificato che tutti parlano il mio amico, non tiene un amico prima di fare giornalismo, probabilmente ti fa qualche domanda più da amico prima di dover scrivere, e alla fine forse per basso la prestazione lavorativa piuttosto che il grado di amicizia. Però alla fine è venuto fuori che non è successo niente, è venuto fuori, se tu vai nei siti internet che esistono, che si chiamano tipo doppio o qualcosa, cerchi nomi e cognomi, ti vengono fuori tutti i nomi e cognomi di tutti gli atleti anche di 20 anni fa che sono stati coinvolti in casi di doping, inchieste sul doping, o tutte queste cose qua, io non figura. Sì. Figura l'inchiesta che va, quello che voglio chiedere, tu
sensazione in gruppo, non ho vinto perché qualcuno ha fatto il furbo. No, io assolutamente no. Io ti dico, io ribadisco che sono contento di aver vinto quello che ho vinto, sono convinto che Cancellara ha vinto la Torino con Torino, però ha fatto bene, non so dire, alla fine dei conti, ognuno, ti ho detto, la sua etica, io la mia etica, io seguo la mia etica, e com'è per strada, cioè siamo tutti, utilizziamo la strada, no? Siamo tutti utenti della strada. Se uno davanti da te passa col giallo che sta diventando rosso, cosa fai? Gli sono in casa, dici non stai rispettando le regole. O se vedi uno che ha il telefono, che guida con un telefonino, che non ha la cintura di sicurezza, cosa gli dici? Rispetta le norme della strada. Probabilmente no, dici, guardare, non è secondo la tua etica. Alla fine, io ho fatto così nella mia vita da ciclista, alla fine dei conti non mi interessano. Che mi interessa quello che fanno gli altri, perché di certo non mettono la mano sul fuoco per nessuno, no? E prima di dare un grado di amicizia a qualcuno bisogna passare diversi esami. Però ti ribadisco, io ho voluto seguire la mia etica, sono contento così. Di Luca, per quanto riguarda l'aspetto personale, umano, secondo me è brillantissimo. Ha sbagliato completamente il suo volere entrare nel ciclismo e voler dimostrare qualcosa a qualcuno. Ho anche la mia idea su Alessandro, ho anche la mia idea su Pantani, però li ritengo comunque degli atleti della Madonna, entrambi. Probabilmente avevano un'etica diversa dalla mia, ma questo non sono io a giudicarlo, non ho è su sta terra e probabilmente non ha giudicato il futuro, no? Ma alla fine. E basta, cerco di vivere il presente al 100%. Le perdite di un mio compagno l'anno scorso, di un mio amico quest'anno, alla fine mi ha fatto capire quello che è anche inutile stare qua a giudicare qualcuno che tanto poi. Oggi siamo qua a Casarsa e domani non abbiamo la certezza di niente, no? Quindi alla fine dei conti ti dico, Antonio, ti ribadisco, da 15 anni che corro ho visto diverse situazioni, sono contento della mia carriera, tornerei indietro per fare tutto e questa penso sia una cosa più bella. Due cose rapide, hai parlato di motorini, del fantomatici motorini, da 3-4 anni fa al giro gli danno la caccia, hanno speso milioni di euro per cercare. Te li hai visti? Ci sono le bici, le e-bike, hanno motorino, sì, le abbiamo viste tutte bene, sono in Veneta, sono comodissime e vorrei comprarle. Per andare in giro a Lugano è molto meglio svincolarsi nel traffico con le e-bike che con lo scooter o con la macchina. E non le abbiamo viste, ne abbiamo sentito parlare parecchio, io sono convinto che il cancio li usasse da tempo. Il cancio ovviamente se gli fai la battuta che gliel'ho fatta perché ovviamente non è che mi tiro indietro da queste situazioni. Però si mette a ridere e è finita lì, no? Secondo me sì, probabilmente sono stati utilizzati, però ad oggi stanno spendendo un sacco di soldi per niente, ci controllano le bici tutti i giorni, a giro d'Italia tutti i giorni ci controllano le bici, però alla fine sono convinto che oggi non ci siano più, che magari ci siano probabilmente le ruote calamitate che quindi creano un movimento, cioè queste cose qua potrebbero ancora esserci perché poi non riesci a trovarle, perché se prendi una moto di calamita alla fine lei è stimolata a girare, no? Quindi gira più veloce, questo si narra che i velocisti lo usino da una volta, però non è. Però fa parte, cioè stiamo parlando della tecnologia, siamo in streaming, l'idea è quella, viviamo in un mondo social. Se tu pensi solo a 13 anni fa, non un po' la professionista, o i miei colleghi compravano le schede internazionali per poter chiamare la moglie. Io quando sono in Australia mando un WhatsApp alla moglie, nel senso passati meno di 10 anni, quindi è anche normale che nel mondo della bici si cerchi l'evoluzione migliore, cioè questo è il mondo, non è bene e il male del mondo, se no non ci sarebbero neanche i farmaci che aiutano a debellare le malattie, siamo fermi a 20 anni fa, quindi
se vogliamo che anche il ciclismo progredisca, si deve far conto anche di queste cose. Perdonami. Vero è tutto, ma tu sei in fuga con un, perché la cosa dopo un po' viene a scoprire che questo poteva avere il motorino. È una bella gira anche di scatola, no? Però alla fine ne parlo, no? Alla fine, guarda, davvero, davvero. Negli ultimi anni probabilmente sono stato toccato da insinuazioni sul mio conto che mi ha dato fastidio e alla fine non mi interessa più niente di queste cose, anche se perdo dopo che poi sono squalificato per vomito, ma che poi diventa un motorino a cavolo suo, quello che inventa lui e in caso che tutti ne parlino, comunque fa ancora la figuraccia a lui. Io sono contento così. Ecco, sentendoti parlare, non posso non chiederti della morte di Scarponi, perché secondo me la cosa che mi dicevi l'altro giorno, io e Nibali non eravamo grandi amici prima della morte di Scarponi, dopo la morte di Scarponi lo siamo diventati, perché forse sintetizzo, non so se vado oltre, dopo la morte di Scarponi ci siamo ritrovati, abbiamo vissuto insieme questo dolore, poi sono andati al giro, eccetera, eccetera. Cos'è stato per voi questa botta tremenda che ha scosso tutta l'opinione pubblica? Immagino chi con lui aveva corso, riso, non c'è un corridore, un tifoso, un ciclamatore che non ricordi col sorriso sulle labbra di quest'uomo, perché era uno che se ti vedeva correre in bicicletta per salutare era capace di fare 10 km con te parlando del più del meno, sentiti io, dei ciclamatori della zona. Per cui insomma vengono anche un po' i brividi, perché dicevi te, vado, saluto mia moglie, vado all'allenamento e poi non torno più. Cioè per voi questo deve essere, te lo devo aver anche chiesto uno di quei giorni lì, deve essere una lotta continua per cercare di restare con il sorriso sulle labbra facendo un mestiere che è pericoloso, indubbiamente. Specie qua magari un po' meno, ma ci sono certe zone d'Italia dove è veramente la ruota russa. Allora, io e Nibali entrambi siamo stati compagni di squadra e di camera di Scarpa, quindi è normale che fossimo legati a lui, ma come ognuno di noi ha un aneddoto, un ricordo che lo lega a Scarponi, quindi è questo che poi ha generato questo star male da parte di tutti per una figura che è sempre piaciuta a tutti. Nibali purtroppo si porta con sé il rammarico di non averlo portato al Bahrain Merida quest'anno e questa cosa qua si sente un po' responsabile anche lui e questa cosa qua ha attanagliato tutto il Giro d'Italia. Alla fine anche Nibali è una persona molto sensibile, è una persona che si è concretizzata per business, per questioni di procuratori o intermediari, che alla fine invece di fare l'interesse dei corridori, dei principali attori, hanno cercato comunque di impuntarsi sulle amicizie o legami che non esistevano da anni, quindi piuttosto di arrivare a un legame, volevano monetizzare situazioni simili. Scarpa c'era rimasto veramente male e Nibali alla fine, quando ha scoperto la realtà delle cose, ci è rimasto male anche lui, però purtroppo l'ha scoperta il giorno del funerale. E questo si è portato con sé tutto il Giro d'Italia, anche per Vincenzo, il giorno forato, il giorno duro. E il fatto di condividere insieme, siamo scesi in macchina insieme al funerale, di condividere insieme una sofferenza così grande, probabilmente ci ha unito molto di più, ma molto di più, un rapporto che ne è uscito dopo questa sofferenza, un rapporto molto forte con Nibali. Alla fine questi giorni a Lugano ci siamo sempre sentiti, è venuto dopo il Giro d'Italia, è venuto 2 o 3 giorni a trovarmi a casa, lui senza che ci chiamassero, giusto così per scambiare le parole, e alla fine mi fa piacere perché comunque rispetto che abbiamo sempre avuto l'uno per l'altro, abbiamo corso 5 anni insieme, però non avevamo mai legato, probabilmente perché sono troppo friulano, però è l'ultimo siciliano.
No, no, perché bisogna dire, lo chiamava il Teguma, adesso lo chiama più il Teguma. No, lo chiama ancora. Però se avete visto la corsa domenica, lui praticamente era la frutta dal punto di vista fisico, perché si vedeva che non aveva, dopo a questi livelli non puoi correre 4 mesi a tutta. Però la tirata sulla salita per Nibali, che da fuori classe, senza avere un minimo di condizione, no, giusto? Ha fatto una cosa, lui l'ha tirata, e queste cose si vedono e si capisce anche il legame che c'è di fuori dalle corse. Basta uno osservando le corse, non serve che conosca molto di quello che c'è fuori, perché dopo capisce. Se uno fa una cosa del genere vuol dire che è legato al capitano. Il capitano con cui sei andato più d'accordo nella tua carriera. Ma se vogliamo il rapporto che c'è con Nibali adesso è speciale, no? Perché come ho detto, il fatto di condividere una sofferenza così grande ed è viva in noi quotidianamente è una cosa speciale, no? Probabilmente entra sulla sfera umana molto di più che con l'altra persona con cui ho lavorato. Vedi Vino, che era molto più carismatico. Alla fine Vino è un personaggio di cui che è stato trovato positivo, che abbia, dicono che abbia comprato una 10, però in realtà in squadra... Può essere! C'è sempre la giustizia che... No, ma lascia stare Vino con il caso in sé. Lasciamo stare il caso in sé, perché dopo... C'è chi compra le patenti, sarà chi compra le cose, cioè, tecnicamente... Alla fine cose, se ti fa giudicare i ciclisti, che alla fine è un modo dove comprate tutto, tutti... Sì, no, ma tecnicamente... Tu chiedi lo scusino, non ci sono quando dare il caffè, no? Ma comprerà le cose. Voglio dirti, ma... Mettiti... Sei lì che stai giocandoti una cosa. Io? Non tu. Io compro tutto, ragazzi. Quindi tu dai voi di dice, no? Hai dato la risposta. Mi hanno insegnato, Gaspa, mai vendere, sempre comprare. Non è d'accordo. Quindi tu... No, allora, tu parti per dare professionista. Tu vai professionista, sono mai passati... Compro l'italiano. Quanti anni sono passati? 2005, prima l'anno. Vai professionista, idealmente tuo papà, ex corridore, vecchio Fulurano, all'epoca no, ma insomma, tutto d'un pezzo, ti dice tre cose che devi rispettare nella tua carriera. Immagino questo discorso che l'abbia fatto. Quali sono? Se vuoi andare a vivere fuori di casa, ma più lontano possibile, perché se torni a casa a mangiare, a fare la lavatrice, non stai a casa. Questo è una cosa tipico che... ragionamento Fulurano. Che comunque gli do a tanto grande. E beh, ma poteva anche qualche chilometro più vicino. Un'altra cosa che mi ha detto... ma sei sicuro di quello che dici? Perché sapevo cosa sarei andato incontro. E l'altra, che però questa sempre tuttora, è la fine di fare la corsa per me stesso, ma non di fare troppo gli altri. Quello che l'ha questionato il primo giorno che sono salito in bici e anche il giorno prima dell'italiano. Quindi su quello ormai sono sabato? Sì, sempre. E queste sono le tre cose che ricorderò. Poi con gli anni mi sono arrivato indietro degli anni sulla sua carriera da corridore. No, ma adesso uno racconta perché lui raccontaci. No, era un corridore generoso, era un corridore generoso della parte, niente generoso. Che ti dicevo di non aiutare niente. Era quello che mi dice, perché sa che lui in passato è stato troppo generoso. Allora, l'altro anno succede una cosa che hai accennato brevemente, ma è una cosa brutta per un corridore, un compagno di squadra, muore in corsa un tuo demontier, un tuo compagno, tu fai un gesto bellissimo all'Amstel perché vinci praticamente anche per lui, indichi il cielo, eccetera. Ti voglio dire due cose. La prima, molto semplice. Si dice, con frasi fatte, Armstrong all'epoca, quando ancora un giovane combattente che voleva ancora diventare campione del mondo, fece una fuga mostruosa al Tour dedicando la vittoria a Casartelli, suo ex compagno di squadra morto. Ci sono altri casi del genere, mi viene in mente Bettini che vince un Lombardia una settimana dopo la morte del fratello. E si sente di avere qualcosa dentro in più in situazioni del genere e di, non so, si dice no, ha corso per questo, aveva anche la forza di questo. Tu che hai vissuto da quell'esperienza? Fondamentalmente dipende da quanto emotivo sei e dipende da quanto la cosa
che tocca in profondità, probabilmente, se tornando anche a quello che mi hai detto prima, Scarponi, Ludo Scarponi, probabilmente avendo vissuto il lutto del mio compagno l'anno prima, la mia testa si è resa conto che domani, oggi ci sono e domani correndo in bici facendo il mio mestiere non ci sono più. E forse è stato il momento in cui io mi sono reso conto di tutto questo. E quest'anno, quando è successo quello che è successo a Scarpa, magari ha vissuto quello che ho vissuto io l'anno scorso. E io non è, in questo momento non soffro per la mancanza di sé di Scarponi, ma soffro perché penso a sua moglie, che è comunque una donna di 40 anni e che non potrà mai godersi suo marito, che poteva stare aspettando di poterselo godere, visto che comunque Scarpa per forse un anno o due ancora si è smesso. E questa cosa mi logora, perché dico, se capita a me, comunque lascio mia moglie, che così. L'anno scorso, vivendo da vicino la morte del mio compagno, anche se non avevo un rapporto così profondo come avevo con Scarpa, mi ha toccato moltissimo, e questa cosa qua è stata particolare, e sono convinto che abbia aiutato a Gaspa a vincere l'Amster, perché poi tutta una situazione che si è creata, noi abbiamo scoperto che era morto quando eravamo in aeroporto a Barcellona, che c'era un testimone di nozze che comunicava con la famiglia perché non eravamo in Svizzera, lo vivi proprio da dentro, che ti viene a mancare un compagno di squadra. Il fatto che io poi andavo a Tenerife ad allenarmi, quindi non ho potuto partecipare al funerale, non ho visto la sofferenza negli occhi della moglie, non ho visto la sofferenza negli occhi dei miei compagni, dei direttori, ma ero da solo a te, quindi ho avuto tempo di metabolizzare il lutto e probabilmente anche di trasformarlo in motivazione, no? Cosa che noi non siamo riusciti a fare a Scarpa, perché il Giro d'Italia era troppo vicino alla morte. E questa cosa qua, unita al fatto che arrivavo con una voglia di vincita incredibile, unita al fatto che ti rendi conto che dobbiamo vivere al 100% la quotidianità, sono tutte cose che sommate hanno fatto sì che offrissi una prestazione incredibile all'Amstel e che non avessi timore o reverenziale nei confronti di una seconda vittoria, che magari gli anni prima andavo anche più forte, però ho sempre avuto un po' di timore per finire la corsa. Invece sono stato molto cinico, molto lucido l'anno scorso, non ho commesso errori e probabilmente anche quello. E poi sono contento alla fine di avere un rapporto incredibile con la moglie di Montier, l'altro ieri, che era una concerto dei corpi a Bruxelles, i corpi sono anche la mia preferita, e mi ha mandato il video della canzone a Sky, Full Stars, no? Sono cose poi, quelle emozioni che comunque ti fanno vivere, quindi dobbiamo provare emozioni, e anche queste cose sono importanti. Sì. Durante le corse, dovrai sempre ringraziare, perché, cioè, è chiaro che tu hai vinto l'Amstel, anche perché bisognerà, cioè, se hai trovato quello nel posto giusto, al momento giusto, che aveva bisogno di un secondo posto, te che corri anche il Frank. Alla fine, però, a pensare a tutta la situazione, no? Come se ci fosse un incredibile disegno sopra questa vittoria, no? Perché la ruota è una piccola squadra. Difficile forse trovare un'altra squadra professional che vince una classe. È esattamente questo. E noi abbiamo perso un compagno. E io avevo bisogno di un'altra vittoria perché era un periodaccio. E trovo il compagno giusto, il momento giusto, però io mi faccio trovare al posto giusto. Ma certo. E alla fine dici, doveva andare così, punto. Però non ci sei in quel momento lì, non va a finire così, e non ce l'ha in quel momento così, e probabilmente non va a finire così. Non muore la mia compagna, probabilmente non va a finire così. Non mi va bene, invece che la vuoti, continuo a stare alla stanza, probabilmente non va a finire così. Cioè, alla fine è andata così, è meglio così. Io una cosa la racconto, cioè, sono orgoglioso di questa cosa. Quando vince l'Amstel, noi facciamo facciamo due pagine, tutti mi dicevano, ragazzi, questa è una cosa grossa, lo chiamo e fa, poi io non ho ancora sentito neanche mio papà, sei il primo che sento, e la cosa poi era veramente una balla, ma mi ha riempito d'orgoglio, voglio capire. Sai che non racconto balla? No, sì, sono molto diretto.
Sì, me ne sono accorto. Voglio capire una cosa, se ce la vuoi dire, ritornando alla cosa di Schiaponi. Cosa vi siete detti voi due uomini quando avete saputo la cosa? Io ero in Belgio e in realtà è stata una settimana difficile perché volevo recuperare la caduta e volevo comunque fare una bella 10. Il venerdì era in condizione, la sensazione era buonissima e quindi ero molto convinto di farla bella 10. E sabato mattina scendo a colazione e i miei compagni dicono: no, questa roba è molto scarpa, cosa dite? È possibile, è una cavolata sua come sempre, no? Però è una barzelletta che ha montato qualcosa da strana per creare interesse attorno alla stana, visto che non c'è acqua in giro perché sei infortunato, pensando a queste cose. Ho fatto colazione velocemente, sono andato in camera e non ho neanche detto niente a mio moglie, no, perché ero ancora convinto che non fosse vero. E in realtà la prima persona che ho chiamato è stata Zanini, che è direttore della stana, era il mio amico, era un matrimonio con me. Al mio matrimonio c'era anche scarpe di matrimonio. E gli ho detto: dai, fatela finita, dai, non potete fare uno scherzo del genere solo per attirare un po' di attenzione, no? Per il giro. Fanno una cosa, ma è vero. E gli ho detto: e lì ho buttato giù il telefono, vabbè, è andata così. E poi ho scritto a mia moglie era lavoro. No, non era lavoro perché era sabato. L'ho chiamata. E anche lei ovviamente è stata male, perché comunque abbiamo vissuto dei momenti insieme alla loro famiglia, sono stata a Romina assieme due anni fa, e quindi ti blocchi, perché comunque due giorni prima si è mandati messaggi vocali, tre giorni prima messaggi, quindi li torni a sentire e dici: ma no, non è possibile. E niente, tutti i giorni pensiamo a quello che è successo, pensiamo alla nanna, che si chiama Nanna in caso di Scarpa. La vedrò adesso per quello di Vignolo a metà luglio, e il Vignolo con i bambini, avrò modo di parlare con lei, alla fine penso che sia una donna forte, sta cercando di vivere la quotidianità come la viveva prima. Se vogliamo chiamarla fortuna, è abituata a non avere scarpe a casa perché era sempre alle corse, e quindi ad arrangiarsi molto da sola con i due gemelli, che sono due bestie feroci, e niente, volevamo portare Bibi a Legolandia per fargli un regalo, però avevo salutato in Kazakistan perché mi hanno come invitati all'Expo in Kazakistan. Quindi vedremo di andare a regolare più avanti. E niente, purtroppo la vita continua. E alla fine la cosa che con mia moglie ci siamo sempre detti è che comunque arriverà un momento in cui attorno a Scarponi poi non ci si spegneranno, e quello sarà un momento più difficile, e noi vogliamo comunque esserci, perché Scarpa è gentile, buona e dava un sorriso a tutti, però in realtà molti li prendevano in giro, no? Alla fine probabilmente sono poche le persone che in realtà sanno cosa Scarpa pensa, ha sempre pensato di tutti. E io sono convinto che al funerale erano non so quante migliaia di persone, in un campo sportivo, però se ci vedeva da là ci sarà fatta una grande risata e diceva: ah, questo per i fondelli per tanti anni, ancora qua si deve mettermi addosso. Ah, se dico una cosa del genere si cura la testa. E niente, io ben ricordo di quanto con me, per me è sempre ancora possibile. E anche se non potrò fare niente, perché se uno mi prenderà sotto alla fine sarà anche quello la mia fine, però dalla morte di Scarpa io poi non sprecato per uccidere in tasca, quindi sarei qualcuno, ma mi aggredisce, sono pronto a rispondere, sono un piccolo senza muscoli. Andiamo a cose più leggere. Quanto tempo abbiamo? Papà? Magari 5 minuti. Allora, c'è qualcuno, vai. Allora, 5 minuti. Giro che consigli a un cicloturista che viene in Friuli e vuol fare un percorso sulle orme del 2 volte vincitore dell'Amstel. Te lo dico perché dopo ti devo fare un'altra domanda sul tuo futuro.
Non posso sbilanciare adesso, devo tenere questi chicchi per quando smetto di correre. Ecco, mancherò un altro anno di contratto, spero di continuare almeno le mie idee, arrivare a 38 anni, fare la 10 e smettere. Però... cioè smetti alla 10. E se ti dicono di fare il giro? Se si parte dalle Friuli, potrei pensare, no, va bene anche così. Se pagano bene. Se, ma alla fine arriverà un momento in cui bisogna dire basta anche quello, perché ti dico, alla fine pesa a 35 anni, sta via così tanto tempo da casa. Piacerebbe avere figli, ma secondo me non è neanche giusto per non fare di mia moglie fare un figlio ora che non sono mai a casa, perché potrebbe dire di là che non mi vede, non vede il papà. Probabilmente dice papà postino, non a me, e in questo caso anche se sono figlio di due postali, però io faccio ciclista, perché mi sento male, probabilmente il papà di tanti bambini che nasce, però... quello non lo sapevo mai, però in realtà è vero, c'è uno che ha dato forte qua, dicono, come te. Probabilmente lasciate anche il genere scappare. No, ma adesso che è tornata mia moglie, no? Visto che hai fatto la domanda, prima diceva, ma poi parliamo della domanda. No, ma cosa vuoi fare da grande? Ma alla fine ho avuto diverse idee, no? Ci sono stati momenti della mia carriera che ho detto non voglio più lavorare nel ciclismo, vorrei fare qualcosa di completamente diverso dal ciclismo. In realtà negli ultimi anni mi era stato proposto anche una collaborazione, poi me l'ho detto l'Amster e quindi abbiamo lasciato da parte questa collaborazione. In realtà l'idea sarebbe di, penso che sia anche la maniera più facile per avviarmi al mondo del lavoro, alla vita normale, perché comunque quello sportivo vive in una bolla di sapone, no? E quindi quando si scoppia, anche se si è preparato, è comunque un trauma. E consapevole di questo, penso che la cosa migliore sia trovare una sistemazione all'interno del mondo del ciclismo, che è quello che mi ha cresciuto, e poi magari un po' alla volta magari uscirne o fare avere dei ruoli marginali. Quindi se il Bahrain Merida mi dovesse offrire un contratto per il 2020, metà anno, corridore, metà anno direttore, probabilmente raccoglierei il volo come situazione. Il direttore sportivo non è quello da grande, però penso che sia un momento di passaggio, un momento di dove io posso imparare anche a vedere quello che è stato il mio mondo da un altro punto di vista. E questa potrebbe essere un'idea. Con mia moglie stiamo parlando di creare una società di management, di procuratori, anche per corridori, mia moglie è molto polacca, e l'idea di cercare di aiutare anche il ciclismo polacco a migliorare la gestione giovanile, perché a livello professionistico non sono male, però la gestione giovanile è un po' lasciata là, è lasciata andare. E queste sono le idee di cui parliamo tutti i giorni. E un'altra cosa che a me piace andare, che ho toccato con mano nel momento un po' più difficile della mia carriera, è il mondo del mental coaching e del coaching, perché è una cosa che noi, che lo sport attuale chiede, perché siamo diventati talmente ad alto livello in tutto che abbiamo come ora portare a testa per avere la differenza, non fare differenza sugli altri. E, il coaching è un qualcosa che negli Stati Uniti era già presente in molti sport e che solo ultimamente sta entrando in Europa, e a me mi ha dato una grossa mano. E sono riuscito, secondo me, a capire molte cose della mia vita, fondamentalmente, non solo della mia carriera. E quindi sono convinto della forza di questa cosa, e non appena avrò un po' di tempo libero potrò anche fare dei corsi che mi daranno una carta in mano, no? Non è che posso inventarmi un coaching solo per una carriera da ciclista. E questo sarebbe un campo che sento molto mio e che mi piacerebbe sviluppare. È chiaro che non potrò fare solo dei corsi, quindi secondo me la mia idea è fare il direttore sportivo e riuscire allo stesso tempo a fare corsi di coaching e poi chiudere il cerchio, no? E poi vediamo se succederà. Beh,
Viviamo giornalmente. No? Così avrei più tempo per venire a Kazakhstan, allora, abbiamo capito. O anche magari più tempo per riesco a dare una delle date precise di esempio che vengono a trovare a Milano, visto che sono venuti solo nel patrimonio. Sì, anche perché vengono e non ti trovano, per cui bisogna adesso farsi. Ecco, perché è successo, sono venuti non è 2018, ho idea che Nibba intenti l'ultima volta della sua carriera al Tour de France. Ho questa idea, perché secondo me uno che ha vinto il Tour de France vuole ritornare a vincere delle proprie. Ho anche l'idea che tu voglia tornare a dare un occhio alle classiche, perché quest'anno la caduta ti è rimasta sul coso, anche perché sei formato proprio in una squadra dove praticamente fai il capitano, per anni non l'hai potuto fare. Può essere appunto un'idea, scusate il gioco di parole, immaginarti tra quegli otto uomini, perché questo anno saranno in otto, che tenteranno una cosa inarrivabile ai più, vincere il secondo giro di Francia con Nibba. È roba per te o è troppo? Ma io penso, sinceramente, mi concentrerò sul mio sogno, che è vincere la Liegi, e visto che non l'ho raggiunto, continua a essere un sogno, e quindi è giusto continuare a sognare, secondo me. E quindi spero di fare bene le classiche, meglio di come andate quest'anno. Per quanto riguarda il turno, credo di essere una formazione di tutti i libri, però in realtà non credevo neanche di dover fare il giro d'Italia quest'anno, quindi il programma è molto di Francia, non il giro d'Italia, quindi non si può mai dire la provvidenza, cosa succederà, vedremo, di base non credo che la squadra mi metta negli otto uomini per il tour, perché comunque ho bisogno sinceramente di persone che sono più un attimo più hanno caratteristiche diverse dalle mie, sono leggermente più forti le determinanti in salita, piuttosto che come la sono quella via di mezzo, non è né troppo in salita, né troppo in pianura, quindi è più difficile da piazzare in una squadra per un campicino. E allora sei caduto nella trappola dove ti volevo portare, siccome il prossimo anno torno allo Zoccolani, dovrai fare lo Zoccolani al Giro d'Italia e tu sarai ben felice di questo. Ovvio, perché certo, ma infatti credo che l'anno prossimo sarà il classico Giro d'Italia con Colbrelli e sono ben lieto di fare la Zoccolana, anzi io aspetto a spingermi perché la Zoccolana non ho mai pedalato, ma sono sempre salito a spingere, visto che anche quello alla fine è un modo di imparare, no? Però questo per me che a me piace, mi hanno spinto sul piacavallo e mi farò spingere anche sullo Zoccolana. Sei fatto spingere sul piacavallo. Certo. Fategli un applauso. Allora lui ha fatto la dichiarazione d'amore a Casarsa, adesso Casarsa faccia la dichiarazione d'amore a Castelotto, se no. Una dichiarazione d'amore in quella maniera gliela abbiamo fatta. Certo. Mi ha colpito molto quando ho parlato del giro del 2007, perché ce lo ricordiamo tutti bene. Io mi ricordo che avevo una bimba che aveva 2 anni e che appunto c'era, e che quindi eravamo tutti con i palloncini gialli e rosa. E quando lui è passato per, in particolare, l'ho visto San Giovanni, proprio lui guardava dappertutto. Cioè, proprio visto, lui era da solo, che si godeva giustamente la scena, e mi sembrava che volesse registrarsi ogni minimo particolare proprio per sempre, nella mente, perché guardava, girava a destra, a sinistra, guardava tutti con stupore e proprio con profondo piacere. Per cui, questa è l'immagine che io mi ricorderò sempre di Enrico, ovviamente di Vittorio, però questa è proprio un'immagine personale di lui tra la sua gente. Per cui credo che la dichiarazione d'amore ce la siamo già fatta tutti, cioè lui con tutta la nostra comunità quella volta. Certo. E io credo che si possa sintetizzare questa serata con lui aver vinto tanto. Lui dice di non aver vinto tanto, ma un cognome del genere ha vinto poco. Insomma, c'è gente che una corsa così dice che ha fatto una carriera, ha vinto bene, ma tra quelle vittorie ha messo il passaggio a Casaccia. Questo dovete ricordarlo, penso, a lungo. Grazie Enrico, e niente, ci vedremo al prossimo.
prossima visita a Parenti, abbiamo capito il prossimo anno, la bandiera viene alzata ancora di più là in via. Sarà il caso di far passare il giro di lì, no? Ma è via Carlo d'Acquisto. Lei si inventi un'ordinanza di chiusura della strada. Il transito obbligatorio, un'ordinanza, e la facciamo sempre così, è contento la famiglia che sta molto. Grazie e anche per ancora dell'invito. Grazie a te. Non è vostro, non è per stare in Italia, sai che c'è amore odio tra di noi, quindi la finire di merda, cara, e a tirare fuori le vecchie rosine. Adesso non me ne ricordavo, comunque adesso devo fare la domanda e non voglio sapere la risposta. Grazie di Greco per questa grande disponibilità che ci ha dato, grazie per la soddisfazione che ci hai dato, spero che possano continuare ad esserci. Ecco, io un ricordo ce l'ho con lui, io ero un giovane assessore, lui era un giovane del servizio civile, in biblioteca, non si vedeva mai, era sempre che si allenava. E dicevo, chissà se non ho mai creduto. Chissà, non ho mai creduto che andasse ad allenarsi. Però poi ho dovuto scoprire che era vero, e di conseguenza ammetto che era vero. Complimenti per quel bel servizio, grazie a tutti voi. Volevo solo aggiungere, no? Che ci sono state tutte queste domande di Irene, ci sono state queste risposte schiette, lì sono tutte registrate. Io non lo so, quali i miei pensamenti, no, perché domani la Irene poi ci siamo cancellati soprattutto. soprattutto grazie a tutti. Ho appreso una cosa, hai sconfessato a Enzo Caglio, la madre degli Alpini, che hai fatto il servizio civile, perché se lo viene a sapere l'ho fatto per necessità, alla fine la compagnia atleti all'epoca mi avrebbero mandato a Roma, quindi avevo comunque perso tutta la stagione dell'età, in realtà la domanda per la compagnia atleti mi era balenata, avevo pensato di farla, però in quegli anni, solamente in quegli anni che toccava a me, mi avrebbero mandato a Roma. Di cercare di essere assegnato a lui di Gaddafi. Grazie a tutti. Grazie, buonasera. Vi ricordo